Nell'episodio precedente di Pokémon Rubino Omega abbiamo esplorato il tunnel Menferro, dove c'era una recluta del team Magma, ovviamente distrutta analmente. Dopo ci ha consegnato la merce Devon, che dovremo consegnare oggi. Abbiamo incontrato il signor Marino e siamo tornati dallo scienziato Devon, che ci ha ringraziati per il nostro operato. Abbiamo fatto la conoscenza del presidente della Devon, che ci ha dato un compito: consegnare una lettera a Bluruvia, dove siamo arrivati insieme al signor Marino e alla sua barca. Arrivati lì abbiamo vinto la medaglia e consegnato la lettera a Rocco, che ci ha spiegato la storia del Pokémon leggendario di Hoenn. E oggi siamo tornati qui con il quinto, forse sesto, non mi ricordo, episodio di Pokémon Rubino Omega. La barba è delle grandi occasioni, il trasloco è delle grandi occasioni. Sto ovviamente continuando a traslocare, sempre molto complicato, sempre molto difficile. Questo episodio lo sto registrando questa mattina, in realtà infatti mi sto morendo di sonno. Prima di iniziare ovviamente lasciatemi un like, un commento, nei commenti scrivetemi qualsiasi cosa vi possa passare nella testa in questo istante. Ma mi deve rendere felice. Arriviamo a 5.000 like. Se ci arriviamo, foto del pene. Ovviamente su Instagram. Tra l'altro seguitemi su Instagram, perché domani alle ore 10 uscirà una foto molto importante per me. Quindi se volete, Matteo Bigarazzi su Instagram, avete il link in descrizione. E siateci domani mattina intorno alle 10, perché metterò una foto per me importante. E non solo per me. Pensate come siamo messi. Godetevi il video. Dove ci eravamo lasciati? Porto Selcepoli. Dopo le strabilianti avventure che abbiamo vissuto finora. Mi fa piacere che il video vi stia... che la serie vi stia piacendo. Scusate, sono completamente rincoglionito, perché non capisco più niente. Sono veramente distrutto dal sonno. Ieri ho speso 1600 euro per Ikea. Quindi se volete ridarmi almeno un euro, potete farlo. Se ognuno di voi donasse un euro, Ikea me l'avreste pagato voi. Invece no, ho pagato io. Etere. No, per PS1, va bene. Che è sta casa? La casa dei cazzi? La casa sul mare. Lotte infuocate. Fammi vedere. Sono tutti allenatori. E questa, signori, ci credi? Io prima di iniziare il video ho pensato: Non ho fatto qualcosa. Non avevo acceso la videocamera. Pazienza, mi dispiace, non imparerai. Pazienza, che te devo dire? No, non voglio far dimenticare niente. Sì, blocca immediatamente la cosa di pazienza. Mi mancava qualcosa. E la telecamera accesa era quel qualcosa. Ci sarà qualcos'altro, che ho fallito. Ma c'è l'SD dentro? Raga, scusate, è che sto completamente ubriaco dal trasloco. Non ce la faccio più. Ma che ti siedi, stupida? Al tizio dietro, che è tra l'incazzato e il fattissimo. Forse è incazzato perché è fattissimo. Non ti devi sedere. Ma questi pure allenano. Mannaggia! Mkhitaryan! Ma tutte girate di culo? Ma com'è possibile? Giusi? Ti paccia? Ma perché ti giri di culo? Qui cos'è? Tipo sborra? Non esiste il tipo sborra. Inventate un tipo di Pokémon. Tipo sborra mi piace. Quale sarebbe la caratteristica del tipo sborra? È super efficace contro chi? Di mortacci tua. Tuo padre è stato infame. Oh no, tentenna. Senti, mandalo a casa. Manda Niagara, così siamo sul sicuro. Siamo un po' underlivellati, vi dico la verità. Sono un po' spaventato dalla situazione. Vi dico un'altra verità. Carino sei boai però, eh. Sgomento. Perché hai letto la super efficacità. Scusa un attimo, ma lui che tipo è? Madonna mia, gli hai sputato, frate. Ma chi sei? Totti contro chi era quello? Non mi ricordo il nome. Buio spettro. Oh, questo è carino e si evolve. Ah no, si mega evolve. Non si evolve. Però diventa mega Sebolai. Però lui c'ha letteralmente nessuna debolezza. Oh, questo è figo. Che dite? Potrebbe essere worth prenderlo? Capiamo. Individua. Vabbè, sì. Stiamo qua, non potevo stare qua 25 minuti perché c'hai solo sta mossa di merda, dai. Ma ti pare ha solo questa mossa? Vai via, vai a casa. Ho fame. Vieni qui a mangiare il mio grande cazzo. Una volta avervi mostrato le lotte entusiasmanti, parliamo col tizio dei gelati. Sono proprietario della casa sul mare. Tutti mi chiamano signor Salsedine. Mazza, che originalità. Non c'è spettacolo che mi diverta quanto le ardenti lotte di Pokémon. Ah, fammi vedere quanto arde il tuo cuore. No, vuoi far botte per tu? Io non so curato. Se mi rompi il culo. Se batterei tutti gli allenatori qui presenti, premerò i tuoi sforzi. L'ho già fatto. Le tue lotte fanno scintille. È passato un secondo. L'atmosfera si è fatta incandescente. Come ringraziamento per il tuo ardore, ecco di un regalo. Sono 6 bottiglie de gassosa. Che ce faccio? Me ce curo. Quanto mi danno? Tipo 20, 60, 6x6, 36, 360 me li dai. È una cifra di cose. Allora, di fuori ci sono altri allenatori. Di fuori ci sono altri allenatori, come vedete. Però io prima mi voglio curare, perché sennò questi mi fanno il buco del buco, eh? È una gravissima cosa. Porto Selcepoli. Allora, prima di tutto, prima di esplorare, prima di essere assolutamente le persone più felici del mondo nello scoprire questa città, allora lì c'è un filo al caso. Mi serve il Pokecentro, perché se no non ci faccio niente. Tanto prima di trovarlo, sicuramente arriverà un cacacazzi che mi interromperà e mi farà e mi dirà: guarda, ciao, il concetto, come stai, figa? Scusate, sto cominciando a parlare cinese perché sto per trasferirmi in Svizzera. Allora, mi curo, faccio il culo ai tizi. Ma questo sta incazzato come non mai. Questo sta attirato, sì. Questo ha fatto ballare la fresca. Suggerimento per la lotta: allenare Pokémon di diversi. Vabbè, ciao.
Senti, mi devo curare. Ok, che dite? Pisciamo le lotte? Sì, le pisciamo. Ah, vi ho ingannato. Le lotte le ho fatte. E non solo le ho fatte, ma Kate Moss ha imparato, penso un po', una mossa fondamentale che non utilizzeremo probabilmente mai. Non è vero. Foglia magica. Ho tolto Ruggito perché penso sia inutile. Voi continuate a dirmi, ma dovresti giocare un po' più tattico. Non mi interessa. Io sono violento. Voglio violenza. Voglio lotte con sangue. Porto Selcepoli. Oh no. Aspetta un attimo, dai. Cioè, ma non si accorgono che io sono dietro di loro? Sono uno di loro ora? Sono in fila? Ma non fanno niente. Ma che fate? Vabbè, un attimo. Prima di andare lì, capiamo dove siamo, capiamo com'è fatta la città, capiamo un po' tutto. Allora, lì vai su ed è inutile. Questo cos'è? Gare Pokémon Live. Ok, una di quelle cose inutili che non faremo. Er giudice onomastico, valutiamo il soprannome. Quindi posso anche cambiare il soprannome qui. Giudice! Io odio i giudici. Perché valuti i soprannomi? Assolutamente sì. Quale soprannome? Beh, frate, Django Terzo. Come fai a dirmi che è una pippa? Non è male. Ma che cazzo vuol dire? No, non voglio cambiarlo, rimarrà così. Cioè, ma alla fine lui ti dice che sono tutti belli. È come una mamma. Pokémon Fan Club per tutti i fan club dei Pokémon. Che c'è dentro il Pokémon Fan Club? Ovviamente fan dei Pokémon. Siamo noi. Ah, eccoci, questi siete voi. E quello vecchio in mezzo so io. Questa è Luana 945. Sono contenti i Pokémon quando dai a loro certi strumenti e io che ne so. Il mio sembrava davvero felice quando gli ho dato una proteina. Ma che cazzo era? Danny Lazzarinomon. Oh, finalmente Luana. Luana. Conosci Furfuru? Sì, sono Pokémon piuttosto rari. Ah, pensate. Posso tolettarlo per soli 500 puzzoni. No, grazie. Finalmente la cosa. Coppia, Eugenio Gallo. Se continui a far lottare un Pokémon finché non è esausto, inizierai a indispettirsi. Gli gira il cazzo. E che ci dice Mariangela Marta? Wow, si vede chiaramente quanto affetto nutri per Ralph. Si chiama Kate Moss. Posso chiederti un favore? Lavoro per la televisione e sto facendo un'inchiesta. Ti va di dedicarmi qualche minuto? Certo. Che cos'è che ti ha tirato nel tuo Ralph? Volevo scopare. Ah, ho capito, grazie. Prego. Lo so. Va in televisione? La calmanella mi ha dato questa. Che serviva? Niente. Sono molto sensibili, non me ne frega un cazzo, frate. Ah, ma sono il presidente del Pokémon Fan Club, ovvero il suo membro più autorevole, sono io, il Dredone. Essendo il presidente, nessuno allena Pokémon meglio di me, nessuno. In ogni gara la mia vittoria è scontata, sono proprio io. Ma ciò priverebbe gli altri di qualsiasi divertimento, quindi passo il tempo a esaminare i Pokémon. Ah, sei talmente forte che ti sei tirato indietro, frate. Un fenomeno. Permettimi di esaminare uno dei tuoi Pokémon per vedere come sta crescendo. Frate, ma questi posti sono inutili. Ti posso suggerire di dargli più Pokémelle? Eh? Non ce l'ho. Però abbiamo fatto un'intervista per la televisione, sta scherzando. Quindi, parte bassa della città è inutile, la certi in magma, quello è un market che ora vediamo. Tu non mi dire niente, qua sarà un posto inutile, tipo il faro. Lo scalo quasi. La moto o nave? Marea in costruzione presso il cantiere. Ah, qua parte una nave. Che ci porta? Lì a destra. Lì a destra cos'è, scusami? Cos'è questo luogo? Ma qui è enorme, ma chi l'aveva visto tutta sta parte? Orocea? Oddio, ma è... Ah, qua stanno le leggendarie. Iridopoli c'è tipo Lugia. La Lega Pokémon. Ah, la Lega è lì. Ma sta parte l'avevo mai vista, non è vero. Ma è enorme. Ceneride. Ma ci stanno 16 medaglie su sto gioco? Non mi ricordo, sai. Entriamo un attimo qui. Ah, niente, qui costruiscono. Oddio, ho dei flash. Ma da qui non si va a prendere tipo Groudon. Il servizio traghetto non è disponibile. Vabbè. Sapete che da ragazzino non sapevo di traghetto e dicevo draghetto? Un viaggio tra i fondali del mare sarebbe interessante. Un giorno mi piacerebbe esplorare gli abissi. No, frate, tu sei morto nel Titan, mi sa. Questo è mio padre, anche io vorrei andare a esplorare i fondali marini assieme a Capitano Remo. Vabbè, ma chi è Capitano Remo? Qua che cos'è? Il distributore di preservativi? Voglio una gassosa. Ma sì, tanto c'è i soldi. Clang! Ma ce ne abbiamo 7. 6x7, 42, 420 PS. Non voglio niente. Oh, il Bonsai che ha vinto la Roma, quello. Dai. Quindi Porto Selcepoli in realtà è una città abbastanza avanzata. Non c'è molto, a parte il Team Magma. Qui abbiamo visto tutto. Le gare Pokémon Live, scusatemi, ma le pisciamo immediatamente. Cioè, non le faccio. È il Team Magma. Ma state in fila per Museo Oceanografico. Il mare nella sua immensità è sostegno di ogni forma di vita. Pensate. Che succede là? Che coda? Ma non posso fare niente. Remo, l'uomo che ha costruito il museo, è anche a capo di una squadra di esplorazione sottomarina. È quello del Titan, ragazzi. Capitano Remo. Ma voi? Il Team Magma ha l'abitudine di riunirsi sul luogo delle operazioni per poi sparpagliarsi. Porto Selcepoli è useless, mi vuoi dire? Quindi devo andare su. Sbaglio? Sbaglio o non c'è niente? Non c'è veramente nulla. Vabbè, andiamo su. Andiamo su, che te devo dire? Magari sbaglio, ma non credo. Percorso 110. Ah no, qua c'è la pista ciclabile. Vediamo un po' la situazione come si situaziona. Qua c'è uno strumento, dai, impossibile che non ci sia. Io se cammini così vola. Cosa mi conviene fare? Andare direttamente a Ciclamipoli passando per la pista ciclabile o cercare Pokémon lungo la strada? Fai quello che cazzo te pare, a me che me ne frega. Io non ce l'ho la bici. Non ce l'ho la bici, eh? È che mi sono scordato e ce l'ho. C'ho la merce, vero? A chi la dovevo dare? Oddio, non mi ricordo. Son coglione. Scrivete, son coglione. Ehi, son coglione. Sì, io so, un coglione. Perché manca... Ho skippato un pezzo. La parte di prima. La parte che ho visto precedentemente.
Dove cazzo è? Sono pazzo, l'ho inventata? Non esiste? Ah no, infatti, manca dei pe... Ah, ok, infatti, mancava tutta la parte a destra. Ah, mannaggia al cazzo, mannaggia. Il mercato, che cos'è? Che mi vendi? Conosci Forza Segreta? La mia... è la preferita della mia gang. Fatela dare da uno dei nostri e poi torna a mostrarmela. Ma che cazzo vuoi? Tu e la tua gang di maranza di merda avete rovinato Milano. Un po' di pazienza, la sto preparando. Fra poco potrei comprare qualcuna di queste graziose bambole. Ah, vedi, le poche bambole ci sono anche qui, allora non ero fatto. Aromi fragranti, aggiungi una nota profumata alla vita di tutti i giorni. Che cazzo vendi? Marijuana? 9.600, frate. Ma chi ti dà tutti questi soldi? Ma chi è che ce l'ha? Questo è tipo un mercatino. L'energivendolo? Rivolgiti a me se vuoi Pokémon pieni di energia. Che vendi, scusa? Ma queste cose però costano troppo, non ho tutti questi soldi. Tu sei fuori di melone. Il tuo Raz, devi impegnarti di più? Ma come? Frate, ma questi mi stanno a blastare e basta. Costa tutto troppo però per ora. Facciamo una lira. Ma siamo poveri in culo. Finisce qui? L'avventura del porto? Boh. Me lo saprete dire voi. Se esco di qua, da dove esco? Ah, da qua. Scusami, non me ne sono accorto di questa entrata extra. Sono un testa di merda. Vabbè, a parte il mercato. Cioè, io stavo skippando mezza città e voi non mi avete fermato, bastardi. Oh, le casette. Uomo grasso! Il mio Pokémon ha una natura lesta. Ha una velocità maggiore rispetto agli altri Pokémon. Non mi interessa. Non mi interessa, non mi dici niente. Beh, la tessera gare. Oh, ho ricevuto la mia da Ortiglia, la stella delle gare. Forse devo entrare e prendermela, però a me non me ne frega niente, sì, sinceramente. Ah, qua devo entrare. A volte certe strutture realizzate dall'uomo vengono messe in mare per fare da habitat per i Pokémon. In questo modo si creano delle scogliere artificiali. Un esempio del genere è il ciclamare. Vabbè, mo entriamo là, che immagino sia l'ultima cosa rimasta, che stavo skippando, e forse la più importante, che mi sblocca tutto. Infatti, al cantiere del capitano, cercasi marinaio in grado di solcare qualsiasi mare. Eccomi. L'avete vista la serie di One Piece? Io no, perché One Piece mi fa schifo. Se questa cosa va qui e quella va là, allora questa dove va? Indovina un po' dove te lo devi infilare. Salve, sono una bambina di 12 anni che risolverà il suo problema meccanico. Oddio, è Trimone. Il capitano Remo mi ha incaricato di progettare un draghetto. Il capitano non c'è, forse è andato di nuovo al museo oceanografico. Ti va di cercarlo, certo, però ero occupato da dei tizi. Fammi parlare prima con gli scienziati tutti uguali. Soffro di mal di mare. Vabbè, me ne frega niente. Salgo un attimo su e vedo i vostri uffici, ma poi me ne vado. Tutti uguali siete, ragazzi, siete inquietanti. Sembra incredibile che una nave fatta di metallo pesante possa galleggiare. No, non è incredibile, frate. Tipo, la fisica funziona così. Ah, eccola il draghetto. La stanno costruendo. Ah, lei è il capitano? No. Sei un'avventuriera? Assolutamente sì. Hai mai visitato Ciclamare? Ancora no. Pur essendo una struttura creata dall'uomo, ha finito per diventare una meraviglia della natura. Andrò a Ciclamare, tutti me ne parlate. Ok. Posso dire che, allora, questa storia ovviamente è presa da Pokémon Rubino, no? Quindi la storia è vecchia. Secondo me, mo, ditemi se sbaglio, ma io ho l'impressione fortissima che i vecchi giochi Pokémon non è che siano superiori ai nuovi, ma li cacano veramente in testa. Perché, cioè, a livello di spoiler, magari perché ho dei piccoli ricordi in questo momento, dei flashback, no? Che mi ricordo un po' di nomi, un po' di cose, un po' di avventure. Mi ricordo quando ci ho giocato. Io mi ricordo a Pokémon Rubino quando ci ho giocato. Ero in vacanza con i miei genitori quando è uscito. Nel 2002, avevo 10 anni. Io me lo ricordo perfettamente. Io non so se capita anche a voi, che proprio ricordare le sensazioni. Io mi ricordo la sensazione di mettere Pokémon Rubino dentro il mio Game Boy Advance SP. L'Advance SP, se non ve lo ricordate, era questo qui. Io lo amavo, ragazzi, lo amavo, vi giuro. È stato, penso, mi ha occupato non so quanto tempo. Ma è da piangere, perché proprio mi ricordo che io ero in vacanza con i miei genitori a... non mi ricordo dove, in Toscana, credo, nei centri di vacanze dove andavamo, nelle Marche forse, e giocavo a Pokémon Rubino. E guarda qui dove siamo arrivati, 20 anni dopo, sì. 20 anni dopo stiamo rigiocando Pokémon Rubino. Questa cosa è una cosa, secondo me, stratosferica. Cioè, mi sento proprio wow. Eccoci, ragazzi. L'ingresso è da questa parte. Mi fai entrare? L'ingresso costa 50 parole. Sto da sacche soldi alla gente, io. Ok, è pieno di reclute però, eh. La che cazzo è una palla di fumo rosso? Che ci fai tu qui? Mi hanno fatto entrare, ho pagato. Sono quello del Team Magma che hai battuto prima, ricordi, no? Vieni per farmi perdonare, eh. Oh, furto, GG, mica male. Mica male. Ma non è che il tizio della gang fa parte del Team Magma? Stavo per rubacchiare qualcosa per rifarmi, un giorno lo pagherai. Ma li devo cacciare tutti? Se il nostro compare non avesse fatto pastizzi a Ferugivoli, non saremmo certamente qui. Ma secondo me parla del Team Magma, eh. Questo è un museo oceanografico, quindi c'è tipo la storia dell'oceano. Io parlo con tutti perché magari qualcuno mi dà... la roba. Non avevo 50 palle, così mi hanno fermato all'ingresso. Non dirlo a nessuno, è un segreto. E come sei entrato? Hai scopato la donna? Ho detto di riunirci, no, tutti qui. Il capo non c'è. Non c'è il capo, tu sei una fregna. Il magma esiste per il bene degli esseri umani, o no? Di nuovo questa storia falsa. Torniamo su. C'è il signor Remo, capitano. Questo è Owen. Bello, molto bello. È la nuova creazione. Motonave Marea. Ma dov'è il capitano? Sei tu, eh? Capitano mio capitano. Punto interrogativo enorme. Sì? Se stai cercando il capitano Remo, sono io. Ma va, sei l'unico. Devono essere i pezzi coordinati al signor Petri della Devon. Certo. Oh no, è il Team Magma che cammina di nuovo così. Ehi, aspetta, coglione, quella valigetta è nostra. Come, voi chi siete? Siamo il Team Magma.
L'ho anticipato. Il capo vuole quei pezzi, dammeli senza tante storie. Brutto coglione. Non ha detto brutto coglione. Parte la sfida dei Team Magma. Fascio col gomito. Non ho Niagara come primo. Ho Kate Moss che mi sa che lo pia nel culo. Ma noi crediamo in lei. Che gli rubi? Disinvoltura? Finora non mi ha troppo debilitato la situazione, eh? Foglia magica non è molto efficace. Io vorrei provare incantavoce per vedere cos'è. Che fai? Non gli elevi niente, frate. Ah, perché non è molto efficace. Oddio, sei volato nell'iperspazio, Ralz. Ciao. Non è super efficace, ma tu non hai difesa, bro. Tu non hai difesa, Ralz. Tu devi evolverti. Mandali a gara e mandali a fanculo. Cioè, ho capito il brutto colpo, ma hai 2 HP, Ralz. Come sempre ci devi pensare a Niagara. Pirolancio su Niagara mi dispiace. Non è molto efficace, brother. Però mi scotti? No, non mi scotti. Purtroppo ti devi prendere pistolacqua. Questo è il tuo destino. Questa è la tua storia. Questa è la tua vita. Questa è la tua morte. Eccoci qua. Ciao. Fare Arventi, troppo livellato. Dobbiamo fermarci. Ah, non ho visto. Ah, non sono andato avanti. Non so, certo che non ho visto che Pokémon ci sono. A uno? Passa quel braccio, stupido infame. Che cosa? Battuto da una bambina. Lo so, è umiliante. E adesso chi lo sente il capo? Sicuramente non io. Fatti da parte, tocca a me. Largo all'apprendista regola più promettente del Team Magma. Holy shit, direttamente dalla cantera. È il tizio del Barcellona di 16 anni che è più ricco di tutti noi. Già ha fatto più esperienze di tutti noi. Il mortacci sua, spero muoia. Non è vero. Zubat! Allora, se mi fai colpì, è insta morto. Io gli do una curata, non voglio che muoia. Fuoco dentro. Ma io gli do una curata perché sì. Paccarancia quanto dà? 10, troppo poco. Gassosa 60. Vabbè, sti cazzi, dammi una gassosa, tanto almeno va full vita. Bene che gli dai la metà, la sprechi un po', ma sti cazzi ce n'hai 7. Non la utilizzi molto spesso. Adesso Zubat farà un attacco psico che sarà poco efficace. Attacco d'ansia. Ok. Confusione super efficace morto. Fratello, mi fido. Brava. Stupenda. Meravigliosa Ralza. Era una donna, no? Sì, è una donna. Django terzo ormai infermabile. Cazzo, me lo tengo fino alla lega, non lo levo mai. Ve lo dico. Sesto Pokémon è Django terzo. Ah, merda. Di nuovo lui. Devi cambiare Pokémon. Facciamo delle lotte sensate, no? Facciamo delle lotte con cervello. Perché. Ah, mi fa malissimo la caviglia, raga. Secondo me mi sono rotto i legamenti. Venerdì mi vado a fare una visita. Lo so, manca tantissimo tempo a venerdì, ma è la prima disponibilità che mi hanno dato. Ok, 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 ok. Basta quel braccio. Ma perché questa posa scomoda hanno scelto? Non capisco. Cosa ho perso? Una futura recluta promettente come me? Frate, che devi fa? Se non torniamo con la valigetta saranno guai. Non avrei mai immaginato che una semplice ragazzina potesse metterci i bastoni fra le ruote. E invece sì. Ma no, chi è? È il capo del Team Magma. Magma Man. Guarda, quando c'ha l'occhiali significa, e soprattutto quando c'ha quell'espressione significa che è forte, fracico. Gira la capoccia, mi fissa. Che mi dici? Sono venuto di persona per capire come può essere tanto complicato rubare una cazzo di valigetta di merda. Sei giovane, eppure è un'espressione così determinata che quasi mi sento vacillare. Non mi stupisce che questi buoni a nulla non abbiano saputo tenerti testa. Non ho letto niente. Sono Max, è il capo del Team Magma. Max Tortora. Io e i miei uomini guideremo il genere umano verso un ulteriore stadio dell'evoluzione, speriamo di no. Tu sei giovane, il futuro del mondo è nelle mani dei giovani. Bene, ascolta bene quello che sto per dirti perché potrebbe esserti utile. La terraferma non è altro che un palcoscenico allestito affinché il genere umano possa progredire nella sua evoluzione. Non significa niente. Per far sì che gli esseri umani prosperino e raggiungano un ulteriore stadio evolutivo è necessario espandere questo palcoscenico. Vogliono eliminare l'acqua. Noi del Team Magma vogliamo espandere la terraferma, vogliono togliere l'acqua. In questo modo garantiremo la felicità e la prosperità non solo al genere umano, ma a tutti gli esseri viventi. Eliminare l'acqua. Fonte di vita per rendere gli esseri umani più felici. Stratosferico. Forse sei troppo giovane per capire un discorso così complicato. Per oggi chiuderò un occhio. Se ci metterai ancora i bastoni fra le ruote non te la faremo passare lì. Ci senti, mi hai rotto il cazzo. Vattene via con questi stupidi infami. Merde. E tu, Capitano Remo, pensa a costruire quella nave inutile? Come hai detto che ti chiami? Ah sì, Concetta. Una situazione davvero tesa. Ah, già dimenticavo di ringraziarti. Certo, ringrazio. Che fa? Un popino? Che fa? Consegna la merce? E tu che mi dai? Dobbiamo partire al più presto alla scoperta dei fondali marini. Devo scappare, ciao. Vabbè. Fatto. Tecnicamente la situazione è finita. Adesso usciremo e ci fermerà qualcuno e ci dirà pezzo di merda, ma come ti permetti? Ah, sono arrivati già i fan? Straordinario. Bene, immagino che ora io possa continuare dove stavo andando prima. Verso il percorso 110. No. Hai sentito? Laggiù c'è Ortiglia, quella TV. Merda. Io ho appena detto che voglio scoparmi Pokémon. Ma è una figa con Altaria. Salve, la vostra affezionata Ortiglia e Alti, il suo caro Altaria vi danno il benvenuto all'arena delle virtù di Porto Salcevoli. Alti, alti, e se siamo bassi è un problema. Wow. Siete pronti? Ne vedremo delle belle. Tutti che girano su se stessi, sì, sì. Girata. Twercata magica. A caccia di talenti con le incantevole Ortiglia. Esamina me, sono il fidanzato ideale. Ah, ma che vuol dire? Sceglierò un fantastico allenatore che farà il suo ingresso nel mondo delle gare. Indovina un po', sarò io. Ma che fa questa pazza?
scegli proprio me. E tu, con quell'espressione stupita? O stupida? Stupida? Non hai mai partecipato a una gara, no? Pensa, è tutto l'episodio che dico che lo schippo. Invece mi stai a costringere. Certo, benvenuta. Solo guardati, capisco che sei un'allenatrice in gamba che ha addirittura conquistato delle medaglie. In questa cara arena si volgono le gare live. Perché la forza dei Pokémon vengono valorizzati altri aspetti di queste meravigliose creature. Darò del mio meglio. Un paio di cose. Tessera gare, kit Pokémon. GG. Mi spiegate meglio sta cosa, a che serve, se sono utili. Fa le gare e cose simili. Dove si trovano le Pokémon? Come fare? Cioè, è una cosa che skipperemo? Totalmente. Oggi Concetta fa il suo ingresso nel mondo delle gare. Non lo volevo fare. Non lo volevo fare. Non lo volevo fare. Non farò questa mossa brutta. Frate, sei strana. Questa cosa mi dice che possiamo aspettarci grandi cose da Concetta, certo. Ok, arrivederci. Ciao, Ortia. Alti, alti. Clap, clap, clap. Orti, sei bellissima. Oh, ma che sta a leggere? Ma dov'ha quello? Non voglio partecipare a nessuna gara. Ma tutti che la seguono, speranzosi di scoparla. Dicevamo, verso il percorso 110.